Grazie Presidente. Quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l'aspetto di giganti. Credo che gli estremisti di Daesh, senza saperlo, abbiano ben compreso la saggezza dietro questa massima di Karl Kraus. Proprio questa terribile violenza iconoclasta, questo genocidio culturale perpetrato da Daesh ai danni di siti archeologici e culturali, dovrebbe spingerci a una riflessione seria e attenta. Tra le tante ragioni dietro appunto questo orribile crimine contro l'umanità, oltre al traffico illecito di beni archeologici, che resta una delle fonti principali di finanziamento, si può anche vedere l'attenzione tributata a tali siti in passato dai regimi autoritari, un tempo ben sostenuti o quantomeno tollerati dall'Occidente, fondati sull'accentramento di potere e risorse nelle mani di poche elite. Ecco quindi che distruggere questi siti finisce quasi per essere una perversa rivendicazione ideologica, non solo una fonte di guadagno, la vendetta contro i vecchi regimi, ma anche contro l'Occidente un tempo colonizzatore.